cultura. Sembra essere l'unica voce cittadina non in decadenza, grazie all'apporto soprattutto di enti e privati. Sicuramente avrà già individuato il suo assessore alla cultura. Chi è? No, rispetto alla squadra futura non ho ancora identificato le figure professionali che dovranno portare avanti questo discorso. Sicuramente posso assicurare che ci saranno adeguate competenze, che poi è la vera sfida della prossima amministrazione, avere persone giuste al posto giusto. Parliamo di fatti, una struttura in disuso pubblica già individuata da convertire ad uso culturale e in favore di chi o di cosa? Noi abbiamo alcuni esempi in questo senso, parlo anche della stessa Pinacoteca 900, che potrebbe essere messa a disposizione di delle numerosissime associazioni che sono la parte viva sotto l'aspetto culturale della nostra città. E l'inaugurazione proprio oggi del Cineporto incrementerà di contenuti l'azione culturale. Parliamo di sicurezza. Un noto costruttore ha ricevuto la seconda minaccia del giro di pochi mesi. Prima le pallottole e poi un attentato quasi dentro il suo studio. Come si protegge un imprenditore foggiano dalla malavita? Ripristinando le regole minime del buon vivere civile. Questo è un discorso da allargare all'intera città e all'intera collettività, non è soltanto un discorso di fasce sociali o fasce imprenditoriali. Dobbiamo riappropriarci del nostro territorio. Non è stata ancora creata un'associazione anti-racket, è nel suo programma, ma soprattutto come si fa a convincere la gente a non pagare il pizzo e ad aderirvi? Beh, è chiaro che anche questo è un discorso di profonda innovazione culturale. Bisognerà modificare i meccanismi e le relazioni in questo senso e adoperarci per l'istituzione dell'associazione anti-racket anche qui a Foggia. Politica, solo un mese fa 2 milioni di euro di debiti fuori bilancio, gran parte dei quali per cause perse. Addirittura in un episodio il Comune aveva dimenticato di presentarsi in giudizio. Risultato oltre 300 mila euro da restituire a chi ha fatto causa. Possibile che a nessuno siano addebitate le responsabilità, ma soprattutto come farete ad ovviare a tutte le cause e a vincerne anche alcune? Questo è uno dei miei primi punti del programma, rimettere in efficienza la macchina amministrativa. Ho denunciato questa cosa in tempi non sospetti. Se non ripartiamo dal ridare efficienza alla macchina amministrativa, saremo poi portati anche ad accusare queste conseguenze. Ora le commissioni consigliari possono riunirsi al massimo per due ore, ma il gettone di presenza giornaliero è sempre lo stesso. Disposto a tagliare i costi della politica sul serio? Sicuramente questa è una delle questioni che verranno affrontate, ma voglio anche manifestare il mio approccio disincantato rispetto a questa cosa, la spending review sui costi della politica. Se la politica funziona e se la politica riesce ad essere impegnata e a dare risposte, non sono questi i costi che ci devono preoccupare. Cosa farà di concreto per migliorare la qualità del manto stradale, ma non solo in centro e anche in periferia? E soprattutto, è possibile verificare meglio tutti questi lavori? Ritorniamo sempre al discorso dell'efficienza della macchina amministrativa. È vero quest'ultima parte della sua domanda, cioè il mancato controllo sull'esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda invece il ripristino del manto stradale dei circa 40 chilometri di arterie viabili che abbiamo in città, a breve io comunicherò con dati numerici in che modo e in che termini di costo si potrà affrontare questo discorso anche dal punto di vista delle realizzazioni. Parco San Felice un tempo era il polmone verde della città, adesso è quasi inutilizzabile, così anche il Teatro del Mediterraneo e altre strutture. Scelga una struttura, ci basta anche un solo esempio, cosa farete, come e dentro quanto tempo?
La proposta di realizzazione del progetto del parco archeologico Campi di Omedei sull'area dell'ex ippodromo non è una proposta progettuale che si limita alla valorizzazione di quell'area. Quell'area servirà a mettere a sistema anche il teatro mediterraneo, anche la piscina, la villa comunale, tutto quanto quello si sta realizzando in quel brano della città. Nella città dove addirittura un imprenditore venne ucciso per l'approvazione di un piano regolatore, nella città dove manca un piano urbanistico, come si fa a cambiare il volto dell'edilizia a Foggia? Beh, io credo che la questione, questa è questione che ho ripetuto da un po' di tempo, bisogna governare gli interessi e non farsi governare dagli interessi. Strutture sportive, perché due squadre foggiane di calcio a 5 di Serie A sono state costrette ad emigrare a Lucera e Manfredonia? Palazzetto e altre strutture, cosa ha intenzione di fare? Anche per questo procedere immediatamente alla pubblicazione di un avviso pubblico, perché la sinergia pubblico-privato è l'unica possibile, è l'unica in grado di poter dare risposte anche ai fini della manutenzione di tutti quanti questi impianti sportivi, ma in generale il discorso è valido per tutte quelle strutture pubbliche che oggi l'ente locale non è in condizioni di poter gestire. Sociale, per i senza fissa dimora, le uniche strutture e servizi a disposizione sono quelle offerte dalle parrocchie e dalle associazioni. Il Comune cosa intende fare per migliorare l'accoglienza e i servizi per i senza tetto, in particolare per sopperire alla mancanza di un dormitorio, di un help center o del centro diurno? Rientriamo nel processo più complessivo di inclusione sociale. Per realizzare contenitori in grado di accogliere i senza fissa dimora c'è necessità di fondi e nella prossima programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 e quindi con l'istituzione, che io vorrò fortemente se mi sarà data la possibilità, di un servizio programmi comunitari, riusciremo a programmare in maniera tale da dotarci di risorse che ci consentano di intervenire in questo senso. Cosa intende fare da sindaco per contrastare il proliferare delle sale scommesse in città tra le maggiori cause di povertà e casi di usura? Sicuramente io sono per la chiusura delle sale scommesse e in generale vorrò promuovere quell'iniziativa che è già partita di adesione per l'eliminazione delle slot machine nei bar. La nuova trovata del sindaco di Foggia 2014 per aumentare l'occupazione sarà? Dare attuazione alla variante per le attività produttive in zona ASI. Foggia è una smart city? Foggia può diventare tranquillamente una smart city e in questo senso è già stata formulata una proposta all'attenzione di Smart Puglia, Regione Puglia. Va pedonalizzato il centro? Sicuramente anche questa è un'iniziativa che mi ha visto fortemente impegnato. L'iniziativa 2000 passi mira sostanzialmente alla pedonalizzazione non solo del centro storico ma anche ad un allargamento delle zone pedonali del centro urbano. La domenica ecologica è la sola unica possibilità che ha la città per diminuire l'inquinamento? No, non è soltanto quella, e se parliamo di smart city e di mobilità sostenibile, tutte quante queste iniziative concorrono al miglioramento ambientale della nostra città. Tre nomi che vorrebbe con lei per questa nuova esperienza da sindaco dovesse uscire? In che senso tre nomi? Che possono entrare a far parte della squadra? Sinceramente non ho ancora individuato le figure. Degli altri quattro alle primarie, chi voterebbe? Nessuno dei quattro. Teme l'inquinamento del voto alle primarie? L'inquinamento del voto alle primarie, e questa è storia di questi giorni, se ci riferiamo a quello che è accaduto a Bari,
dove un partito politico, Realtà Italia, ha sostenuto il candidato avverso a quello del, ha sostenuto il candidato Olivieri. Quante persone verranno a votare secondo lei? Per quello che ho rilevato c'è una forte mobilitazione in questo senso, quindi io ritengo che ci sarà un'affluenza intorno ai 10.000 cittadini. In 10 secondi, perché votare lei? Magari Marasco.